Ancora un partito nello scenario politico italiano, nasce Alleanza di Centro per la Libertà, partito di ispirazione centrista e dalle forti radici democristiane, partito che va a collocarsi nell'area di centrodestra al fianco del governo Berlusconi, tutti ex UDC, come il suo leader nazionale, l'onorevole Francesco Pionati, ex mezzobusto del TG1, in passato portavoce dell'onorevole Pier Ferdinando Casini. Io sono sempre stato convinto che la coerenza e la chiarezza siano dei valori assoluti, ma che siano dei valori anche che paghino in termini di consenso politico, perché la gente vuole che noi siamo chiari e siamo lineari e coerenti con i nostri principi. L'UDC, il popolo dei moderati dell'UDC, è un popolo di centrodestra. Abbiamo tentato l'esperienza terzista di terzo polo con le elezioni, le cose non sono andate bene, oggi bisogna scegliere, o di qui o di lì. Una posizione ambigua, una posizione sospesa non serve a nulla e a nessuno. Noi abbiamo scelto di tornare nell'alveo del centrodestra per rafforzare la casa dei moderati che guarda al Partito Popolare Europeo. Basta ambiguità, la politica si fa scegliendo e non è venendo scelti dagli altri. E quindi credo che sia un percorso che comincia ma che ha delle solide basi sulle quali svilupparsi in futuro, soprattutto nel Mezzogiorno d'Italia. Il suo vice sarà l'avvocato andriese Nicola Giorgino, mancato deputato del governo in carica per via delle mancate dimissioni dei capolista Lorenzo Cesa e Rocco Buttiglione, essendo risultato nella lista dell'UDC quale secondo dei non eletti dopo il barese Salvatore Greco. Tra coloro i quali aderiranno al partito, circa 200 amministratori locali, tra questi importanti sindaci, ma anche consiglieri comunali, provinciali e regionali. Io credo che innanzitutto è un percorso di coerenza politica rispetto a quello che è un elettorato di base del nostro movimento, un elettorato di centrodestra, quindi noi dobbiamo contribuire alla formazione di quel grande Partito Popolare Europeo e attualizzarlo anche nel nostro territorio italiano, nel nostro paese, in modo da dare un contributo determinante per creare una casa di tutti i moderati che si ispirano ai valori cattolici. Poi io credo che l'UDC in Puglia sia stata da sempre una roccaforte del partito a livello nazionale. A fronte del risultato, credo anche strabiliante, ottenuto alle ultime elezioni in condizioni anche difficili, l'UDC a livello nazionale ha preferito eleggere due parlamentari nazionali a discapito di due parlamentari pugliesi. È chiaro che questo testimonia che la forza del radicamento sul territorio è predominante rispetto a quelle che possono essere le scelte fatte da un contesto nazionale, per cui siamo fiduciosi e ottimistici che il nuovo movimento, in funzione della costruzione di un grande partito popolare anche qui nel nostro paese, avrà tante persone che aderiranno perché sono coerenti con il proprio elettorato e con la propria storia politica.